Discarica abusiva con rifiuti pericolosi a Trento Nord, sequestrato un'area di 700 metri quadri, un 53enne denunciato per gravi reati ambientali, disposti anche le analisi chimiche. Via libera al Bike Park di Trento, 380.000 euro per il collegamento tra il parco di Goccia d'Oro e il Montello. L'iniziativa promossa da Bozzarelli e Federciclismo e appoggiata da tantissime realtà sportive. Nelle prossime ore, in arrivo 30 richiedenti asilo dopo mesi di stop. Rossi, il nuovo governo, diceva di accelerare le procedure, ma da Trento saranno trasferiti a Torino. Gioco d'azzardo, il Consiglio concede la proroga alle sale da gioco, passa l'emendamento Bezzi. Le macchinette rimarranno vicine a luoghi sensibili, come scuole e centri per gli anziani, fino al 2022. Dopo 5 anni il Muse traccia un bilancio sull'attività. Sono oltre 3 milioni i visitatori che sono entrati al Museo delle Scienze per 7 milioni e mezzo di euro di entrate. In arrivo un avveniristico planetario. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con CAFACLI. CAFACLI ti dà più che una mano. www.acliservizi.it 199 199 730